L'associazione Ci rendo fuori strada continua la sua campagna di solidarietà attraverso donazioni di somme di denaro online sulla piattaforma GoFundMe per acquistare materiali sanitari per il personale dell'ospedale di Vallo della Lucania. A tal proposito, pochi giorni fa è stata effettuata una nuova donazione, nonché anche la donazione da parte di tutti i componenti di tale associazione di sangue. Come molti sanno, a seguito di questo virus, il Covid-19, abbiamo pensato come club di avviare una campagna di solidarietà e attraverso la donazione di una somma in denaro online sulla piattaforma GoFundMe di acquistare un materiale sanitario per il personale dell'ospedale di Vallo della Lucania. Già dal mese di scorso, grazie soprattutto ai donatori, abbiamo comprato e regalato 200 tute specifiche per il personale specializzato del reparto Covid-19. Questa volta invece, nella mattinata del 29 di aprile, alcuni componenti del Ci rendo fuori strada hanno dato vita a due fasi differenti, due donazioni insomma, sempre all'ospedale di Vallo della Lucania. La prima è stata fatta presso il centro trasfusionale, dove circa sei soci fondatori del club e altro personale dello staff hanno di fatto donato il proprio sangue, che purtroppo, come tutti voi ben sapete, in questo periodo è quanto mai prezioso e ricercato. Infatti le riserve sono sempre più scarse. Noi prontamente abbiamo risposto all'appello che ci è stato fatto e abbiamo donato il sangue. Successivamente invece abbiamo donato circa 1.000 mascherine FFP2 e quelle chirurgiche a varie reparti dell'ospedale, tra cui il pronto soccorso, sempre in prima linea, al reparto di ginecologia ed infine al reparto del centro trasfusionale. Inoltre, visto che ne avevano bisogno, abbiamo donato anche delle mascherine chirurgiche agli operai che stavano effettuando lavoro di manutenzione del reparto di ortopedia, sempre all'interno dell'ospedale. Volevo ricordarvi che la campagna di solidarietà e di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe continua ancora. Abbiamo raccolto circa 4.200 euro e speriamo di arrivare alla cifra che in origine ci eravamo prefissati, anzi, ci auguriamo di superarla. Tutto questo per poter poi acquistare e donare ulteriore materiale all'ospedale di Vallo della Lucania e dei medici che ne hanno bisogno. Vorrei fare dei ringraziamenti al direttore della ginecologia, alla caposala del pronto soccorso e al responsabile del centro trasfusionale, ai medici, ai paramedici, agli infermieri e a tutto il personale che veramente a vario livello e funziona opera all'interno dell'ospedale di Vallo della Lucania da diversi mesi, senza sosta veramente. Grazie, un grazie di cuore da parte nostra. Inoltre vorrei ringraziare le decine di donatori e donatrici che ci hanno permesso di raggiungere questa bella cifra che abbiamo già donato. Vi ricordo che è sempre possibile ancora farlo sia attraverso il link dedicato sulla nostra pagina oppure contattando qualsiasi socio del Ci rendo fuori strada, andando sulla pagina del Ci rendo fuori strada dove troverete i nostri recapiti e visto che vi trovate, se volete, lasciate anche un vostro like, a noi sarebbe veramente di aiuto. Grazie di cuore a tutti quanti voi e alla prossima donazione da parte del Ci rendo fuori strada.